È sempre stata una questione di famiglia la politica in Calabria in questa tornata elettorale, però questo elemento balza ancora più prepotentemente agli occhi. La montagna di dichiarazioni sulle liste pulite o rinnovate alla fine sta rischiando, almeno sulla base delle prime indiscrezioni trapelate, di partorire un topolino. Non mi posso candidare io? Nessun problema. Candido mia moglie, mia figlia, mio fratello, un congiunto qualsiasi, quasi come fosse una successione dinastica. Così alle elezioni del 3-4 ottobre abbiamo come candidato governatore Roberto Occhiuto, fratello del sindaco di Cosenza, Mario, nelle liste del centrodestra. Dovrebbe candidarsi anche il loro cognato Piercarlo Chiappetta, probabilmente, con la lista del presidente. In Forza Italia invece ritroviamo la figlia di Pino Gentile, Katia, che evidentemente ha seppellito la scia di guerra contro gli Occhiuto in nome di un accordo più complessivo che passa anche dalla Camera dei Deputati. In caso di elezioni di Occhiuto, infatti, il suo posto fra i banchi di Montecitorio andrà ad un altro gentile, questa volta Andrea, figlio del senatore Antonio. Sempre in Forza Italia, ma nella circoscrizione centro, si candida un altro congiunto illustre, Silvia Parente, figlia di Claudio, 2 anni fa coordinatore elettorale per Forza Italia. Mimmo Tallini, coordinatore provinciale di Catanzaro degli Azzurri, ieri però ha tenuto subito a precisare che la scelta non è dovuta al fantomatico vaglio preventivo delle liste da parte dell'antimafia. L'esigenza di candidature femminili, radicate e qualificate, scrive Tallini, ha convinto la propria figlia di Parente, giovane professionista di Catanzaro, a scendere in campo dando la disponibilità alla candidatura. Ogni altro retroscena è privo di fondamento, in quanto il dottor Claudio Parente è persona candidabile, assolutamente specchiata, che non ha mai avuto bramosie di candidature e quando è stato chiamato si è sempre messo a disposizione del partito e della coalizione. Qualche sospetto in più invece potrebbe sorgere sulla moglie dell'ex consigliere regionale Luca Morrone, Luciana De Francesco. Morrone avrebbe avuto qualche problema nel superare l'asticella altissima di cui parlava Roberto Occhiuto, visto che si trova indagato per corruzione nell'inchiesta Passport, nel quale paradossalmente è accusato di aver firmato per la defenestrazione del sindaco di Cosenza in cambio di eventuali utilità politiche future. Il paradosso è che quel sindaco era proprio Mario Occhiuto. Infine c'è un altro caso nell'UDC, ovvero Flora Sculco, figlia di Enzo, che però è ormai una veterana, essendo già stata consigliere regionale con Oliverio e poi con la Santelli ed oggi al suo terzo tentativo di elezione.